Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video del videocorso in opzioni di Amica Borsa. Oggi parleremo di una strategia veramente basilare, le prime che possiamo cominciare a valutare e mettere in piedi. Parleremo della differenza che c'è fra acquistare una opzione o acquistare una azione. Immaginiamo di aver individuato un'azione interessante, pensiamo che questa azione possa nel prossimo futuro avere un aumento di prezzo e quindi decidiamo di acquistarla. Acquistando quindi l'azione ci troviamo in uno scenario in cui abbiamo una possibilità di guadagno potenzialmente illimitata perché l'azione potrebbe crescere all'infinito, ma abbiamo anche una possibilità di rischio di perdere tutto il capitale che abbiamo investito nel caso in cui l'azione dovesse scendere e andare ad un valore pari a zero. Ma se volessimo eliminare la componente di rischio, cioè effettuare un'operazione che abbia già un rischio calcolato in partenza, un rischio predefinito, come possiamo fare? Siamo sempre nell'interno del nostro scenario rialzista e anziché acquistare direttamente l'azione che avevamo evidenziato, andiamo ad acquistare una opzione call che abbia appunto come sottostante l'azione che pensiamo possa avere l'aumento di prezzo. Cosa accadrà in questo caso? Se l'azione dovesse effettivamente salire di prezzo, la nostra call raggiungerà il suo strike, andremo in guadagno e saremo contenti. Ma se dovesse l'azione andare nel senso opposto alla nostra operazione, ecco che il nostro rischio di perdita, in questo caso con l'opzione, è limitato al premio che abbiamo pagato per acquistare l'opzione. Proviamo invece a fare l'ipotesi inversa a quella precedente e quindi ci troviamo in uno scenario ribassista anziché rialzista. Quello che faremo è scegliere, al posto di entrare short su un'azione, comprare invece un'opzione di tipo put. Cosa accadrà in questo caso? Anche in questo caso avremo un rischio limitato, delimitato al semplice premio che abbiamo pagato per acquistare la nostra opzione put. Rispetto invece alla situazione di prima, guadagneremo se il prezzo della nostra azione sottostante scende, mentre se il prezzo dell'azione sottostante dovesse salire, perderemo semplicemente il premio pagato. Bene, anche questo video finisce qui, nel prossimo parleremo ancora di strategie di base in opzioni.